A Mario Ventrelli con un racconto breve il premio Energeia e i riconoscimenti agli scrittori esordienti da tutto il mondo consegnati a Matera. Assegnati a Matera i premi letterari Energeia destinati ai giovani talenti da tutto il mondo. Igor Uboldi. Ha già 26 anni, ma il premio Energeia resterà per sempre giovane. E come potrebbe essere altrimenti per un riconoscimento che strizza l'occhio ai giovani, agli esordenti, agli scrittori originali ed esuberanti di mezzo mondo, nell'ottica di creare ponti letterari tra mondi e culture. Sentite questa. Il vincitore Mario Ventrelli si è aggiudicato il primo premio con il racconto Fiat Duna Grigio Topo. Un uomo al mattino non trova più la sua Fiat Duna Grigio Topo. Un carabiniere non trova il motivo per cui un ladro rubi una Fiat Grigio Topo. È un prete, che in realtà è il ladro, ha deciso di esporre nella chiesa il motore, il cilindro e altri pezzi dell'auto per creare un turismo religioso e sanitario. Non male. E poi il premio per il miglior racconto da sceneggiare assegnato a Hugh di Eleonora Ghiotto, sedicenne di Genova. E poi ancora i premi Energeia Europa. Insomma, una serata a Palazzo Ridola con presenza dell'ambasciatore di Spagna Alfonso Dastis, che ha fatto onore al suo nome. Elettrizzante.